Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Carissimi, buona giornata, buona domenica a tutti. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Ascoltiamo le parole di Papa Francesco. Il brano del Vangelo ci mostra gli apostoli che si radunano in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Qui avviene l'ultimo incontro del Signore risorto con i suoi sul monte. Il monte ha una forte carica simbolica. Su un monte Gesù ha proclamato le beatitudini, sui monti si ritirava a pregare, là accoglieva le folle e guariva i malati. Ma questa volta sul monte non è più il Maestro che agisce e insegna, guarisce, ma è il risorto che chiede ai discepoli di agire e di annunciare, affidando a loro il mandato di continuare la sua opera. Li investe della missione presso tutte le genti. Dice: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato». I contenuti della missione affidata agli apostoli sono questi: annunciare, battezzare, insegnare e camminare sulla via tracciata dal Maestro, cioè il Vangelo vivo. Questo messaggio di salvezza implica, prima di tutto, il dovere della testimonianza. Senza testimonianza non si può annunciare, alla quale anche noi, discepoli di oggi, siamo chiamati per rendere ragione della nostra fede. Di fronte a un compito così impegnativo e pensando alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli apostoli stessi. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le parole che Gesù ha rivolto a loro prima di scendere al cielo: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Vi auguro una buona e santa domenica. Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia.